ciao a tutte e benvenute sul mio canale per la realizzazione del nostro progetto eh, di oggi un progetto estivo andremo ad utilizzare il carabin spero di pronunciarlo giusto cotton di Lendu nord allora sono gomitoli vediamo da 100 grammi per 315 metri e sono 100 cotone io per una taglia 42 ho utilizzato due gomitoli pieni per fare il davanti e il di dietro e un gomitolo mi servirà per le cuciture le rifiniture e poi per creare un accessorio che eh, vada ad abbinarsi al al nostro a, alla nostra maglia eh, qui consiglia di utilizzare i ferri del 3 e del 4 io il mio lavoro l'ho fatto con l'uncinetto e ho lavorato tutto con un uncinetto numero 4 allora per una taglia 40 42 vi servono due gomitoli e poi questo per le rifiniture per una taglia 44 46 con tre gomitoli ci state bene eh, dentro benissimo ogni taglia in più ogni due taglie in più vi servirà un gomitolo perché questa è proprio una taglia 42, non, non ha un, un minimo di spazio d'aria per una 44, quindi per una 42 è così, per eh, una 44, una 46 con tre gomitoli fate tutto e lavorate serenamente. Il filato eh, che vi sto presentando io l'ho acquistato da merceria.spillo, sotto nel nelle informazioni, nella descrizione del progetto vi lascerò il link alla alla loro pagina di facebook in modo che se foste interessati a questo filato possiate andare a scegliere le varie sfumature la mia è una sfumatura acquistata lo scorso anno quindi non è detto che questo colore questa lavorazione queste queste sfumature ci siano anche quest'anno eh, però se non doveste trovare questa vi assicuro che ce ne sono tantissime e, e di, di, di sono colori talmente belli che potrete scegliere quello che vi più, più, più vi piace mi sono incartata. Eh, detto questo, eh, altre cose che vi possono servire, un metro per prendere le misure, perché è un lavoro a pannelli e quindi bisogna misurare con il metro, ma sono misure semplicissime, e dei marcapunti per poter fermare il lavoro quando vi servirà e vi servirà. Quindi questi sono eh, gli accessori che ci servono. Ora direi passiamo alla realizzazione del nostro mh, progetto. La prima cosa che andremo a realizzare sarà un pannello semplicemente rettangolare di maglie alte perché il nostro davanti sarà semplicissimo e quindi sarà tutto lavorato a maglie alte. Per realizzare questo pannello dovete prendere un paio di misure. Allora la misura che ci serve sapere è l'ampiezza della parte più eh, sporgente del vostro davanti. Quindi nel mio caso io ho misurato da un'estremità all'altra del, eh, del seno per avere proprio la misura che mi serve per il mio pannello. Se avessi voluto una maglia sui fianchi e i miei fianchi fossero stati più sporgenti del seno, avrei preso questa misura. Quindi misuratevi la parte più sporgente da un lato all'altro, prendendo bene la misura e stabilite quanti centimetri avete. Nel mio caso, da una parte, da un estremo all'altro del seno, io avevo. 45 cm ho realizzato un campioncino di maglie alte e ho stabilito che in 10 centimetri avevo 15 maglie. 15 maglie in 10 centimetri. Quindi, cosa ho fatto? Ho fatto il mio calcolo per sapere quante maglie dovevo quante catenelle dovevo montare. 15 maglie su 45 cm Se fossero state 15 maglie su 40 centimetri, sarebbero stati 60. 60 maglie ho diviso eh, gli ultimi 15 per metà perché il 5 era la metà di 10 e quindi mi sono uscite altre 7 maglie 7 8 maglie perché sarebbe 7,5 eh, io ho deciso 7 ho deciso 7 quindi in totale ho 67 catenelle da montare perché ho deciso 7 perché in realtà una, una catenella non fa la differenza e soprattutto mi serve un, un numero di maglie che sia dispari quindi se vi dovesse uscire 68 ma se vi dovesse uscire 80 se vi dovesse uscire 40 qualsiasi misura vi dovesse uscire voi dovute, dovete comunque portarla ad essere un numero dispari una volta che avete stabilito il vostro eh, la vostra quantità di catenelle da montare andate tranquillamente, semplicemente a montarle sul vostro uncinetto. Quindi, io ho montato le mie 67 catenelle e adesso vado avanti col lavoro. Iniziamo insieme, poi vi faccio vedere: eh, vi faccio vedere semplicemente l'avvio. Poi è un pannello esattamente tutto. Uguale. Quindi 67 catenelle, vado a realizzarne altre 3 in sostituzione alla prima maglia alta, 1, 2, 3. Salto la quarta, entro nella quinta catenella a questo punto e vado a realizzare una maglia alta. Vado così a realizzare una maglia alta in ogni catenella sottostante. Piano piano lavorate, non mangiatevi maglie e lavorate le vostre maglie alte fino ad arrivare alla fine del giro se avete stabilito che dovete avere 67 catenelle dovrete avere 67 maglie alte perché abbiamo fatto le prime tre per alzarci quindi queste eh, vanno a sostituire una maglia mi raccomando contate le vostre maglie che siano esattamente quelle che avete stabilito e che siano dispari ci vediamo alla fine del giro Finito il nostro primo giro con le 67 catenelle, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, voltiamo il nostro lavoro, saltiamo la prima maglia perché abbiamo fatto le catenelle, entriamo nella seconda e andiamo a realizzare nuovamente il nostro giro di maglie alte, quindi, lavorando tutte le maglie sottostanti. E proseguiamo così fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, quindi mi raccomando, andate a lavorare tutte le maglie alte sottostanti. Quando arrivate alla fine, ricordatevi che dovete lavorare anche le 3 catenelle finali. Quindi, saltate 1, 2, entrate nella terza e lavorate la vostra maglia alta per non sbagliare. Ogni tanto oh, vi conviene contare le maglie che avete eh, realizzato perché devono rimanere sempre eh, della stessa quantità della partenza. E a volte succede che ci si sbaglia, se ne fa o una in più o se ne mangia una, soprattutto all'inizio e alla fine del giro e poi il pannello eh, cambia dimensione. Il pannello deve crescere esattamente lineare. 3 catenelle per voltare il lavoro, giriamo. Ricordatevi, non lavorate la prima maglia perché avete già fatto le catenelle, entrate in quella successiva e lavorate la vostra maglia alta e riprendete a lavorare normalmente. In questo modo andate a realizzare tutta la lunghezza del vostro pannello. Io l'ho fatto di 60 cm, però va... Eh... A gusto personale quanto eh, volete farlo lungo o corto quindi crescete con il, il vostro pannello ci vediamo quando eh, si arriva alla lunghezza desiderata una volta che siete arrivati alla vostra lunghezza fate l'ultimo giro staccate il filo e chiudete il pannello ecco il nostro pannello davanti finito vedete che è lineare anche sui lati Eccolo qui, così ve lo faccio vedere bene. Vedete che il vostro lavoro deve essere lineare, non deve zigzagare. E ho lavorato per i miei 60 centimetri. Una volta che ho lavorato i miei 60 centimetri, ho staccato il filo e ho dovuto fare un piccolo calcolo. Ora, se lo fate come me, avete le stesse mie maglie. Il mio calcolo va bene. Se voi avete più maglie o meno maglie, perché avete più ampiezza o meno ampiezza, vi faccio vedere come dovete calcolare. Eh, la parte dove andremo a fare il nostro disegno. Allora, io ho contato 10 maglie da una parte e 10 maglie dall'altra sulle spalle perché saranno la parte che andrò a cucire, quindi la mia cucitura sulle spalle sarà questa. Voglio uno scollo, è una maglia estiva, voglio uno scollo bello aperto. Ho messo un marcapunti 10 e 10 marcapunti. Se tolgo 10 da una parte e 10 dall'altra dalle mie 67 maglie, me ne avanzano 47, quindi da qui in poi io ho 47 maglie ora escludendo il primo giro io devo andare a togliere due maglie per ogni giro questo vuol dire che da 47 che sono sopra eh, diventeranno 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Io ho messo il marcapunti un piano più sotto. Vuol dire che da qui in poi inizieremo la nostra lavorazione per la nostra schiena, ma tutta la parte sotto andrà lavorata normalmente. Quindi da qui in poi noi inizieremo la lavorazione. Prima di questo punto dobbiamo andare a realizzare un pannello esattamente uguale a quello che abbiamo fatto per il davanti. Quindi partiremo sempre con le nostre 67 eh, catenelle nel mio caso, nel vostro caso con le catenelle che avete realizzato e sempre a maglie alte andremo a lavorare un pannello esattamente uguale. Ora io lavoro per tutti i giri che mi servono, se volete li contiamo insieme così avete un'idea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 giri. Lavorerò 34 giri tutti a maglie alte. Normalmente, come se fosse un altro davanti. Arrivata al 35 ⁇ giro, mi fermo, ci vediamo e iniziamo la lavorazione del nostro dietro insieme. Una volta che abbiamo realizzato i nostri giri che abbiamo stabilito prima vi ho fatto vedere io ne dovevo fare 35 quindi ho realizzato i miei 35 giri siamo pronti adesso per iniziare la nostra lavorazione sulla schiena la prima cosa da fare è andare a trovare la maglia centrale del nostro lavoro io avendo 67 maglie ne ho messe 33 sul lato 33 sull'altro e in quella centrale sono andata a posizionare il mio marca punti. Da adesso in poi non vi farò vedere il giro completo perché, a parte la nostra lavorazione, il resto resterà invariato. Quindi, inizieremo con le maglie alte. Eh, vi faccio vedere quando arrivate vicino al marca punti cosa dovete fare. Vi faccio vedere subito dopo il marcapunti cosa dovete fare, poi io proseguo nel giro successivo. Ci vedremo sempre in prossimità della lavorazione, ma è inutile che io vi registro e vi faccio vedere che lavoro le maglie alte. Queste ormai abbiamo capito che dobbiamo lavorarle tutte. Quindi, una volta stabilito il centro del nostro, eh, della, nostra, della nostra schiena. Io ho messo marca punti per non perdermi il lavoro ma mi serve solo adesso poi nei prossimi giri vedrete che non vi serve più ho lavorato le mie maglie alte e mi sono fermata vedete in prossimità del eh, marca punti ora vi faccio vedere come bisogna andare a lavorare allora mi avvicino fino alla maglia in questo caso prima del mio marcapunti, quindi alla mia 33esima maglia Eccomi qua. Io lavoro tutte le mie 33 maglie. 32 e 33. Sono sulla maglia prima del marcapunti. Vado a lavorare la mia maglia prima del marcapunti. Dove ho il marcapunti non vado a lavorare una maglia alta, ma vado a realizzare 6 catenelle. 2, 3, 4, 5 e 6. Passo il marcapunti. Entro nella maglia alta subito dopo il mio marcapunti e riprendo a lavorare le mie maglie alte normalmente. In questo modo abbiamo creato un bucone. Ecco, per intenderci, un bel buchetto, abbiamo realizzato. Ora io proseguo a lavorare le mie maglie alte. Volto il lavoro, torno in prossimità. Del, della mia lavorazione quindi delle mie catenelle ci rivediamo a questo punto eccomi qua in prossimità delle nostre catenelle se nel giro precedente ho lavorato 33 maglie alte prima di andare a realizzare le mie catenelle in questo giro lavorerò 32 maglie alte quindi andrò a fermarmi Aspettate che qua ne ho saltata una. Andrò a fermare il mio lavoro, quindi le mie maglie alte una maglia prima del giro sottostante. Adesso lo vediamo insieme. Io ho le ultime due maglie prima delle catenelle, entro nella penultima e lavoro una maglia alta. L'ultima non vado a lavorarla. Adesso ogni giro noi andremo ad aumentare 4 catenelle ad ogni, al, al numero di catenelle che abbiamo fatto nel giro sottostante. Vuol dire, io qui ne ho fatte 6, 6 catenelle. In questo giro andrò a fare 6 catenelle più altre 4. In totale 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vado... A ricaricare sul filo per realizzare la mia prima maglia alta, ma non vado a lavorare nella prima maglia alta sottostante, bensì vado nella maglia successiva, quindi la seconda, entro nella seconda e lavoro la mia maglia alta, eccolo qua. E poi riprendo a lavorare le mie maglie alte normalmente. Ora arrivo alla fine del giro, volto il lavoro e ricomincio a lavorare le maglie. Nel prossimo giro io dovrò lavorare 31 maglie alte, vuol dire che mi dovrò fermare un'altra volta nella penultima maglia prima delle catenelle. Comunque anche per questo giro ci incontriamo eh, poco prima e lo facciamo insieme. Eccoci qui di nuovo in prossimità delle nostre catenelle lo facciamo ancora una volta insieme e poi credo che eh, sia abbastanza chiaro come si deve proseguire allora lavoriamo fino alla penultima maglia alta quindi io so che in pratica le mie saranno 31 maglie da lavorare però se mi dimentico il numero non mi preoccupo perché non mi interessa mi interessa invece non andare a lavorare l'ultima maglia a questo punto devo fare le catenelle. Sotto ne ho fatte 10, a queste 10 devo aggiungerne altre 4, quindi vuol dire che andrò a realizzare 14 catenelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Fate le mie 14 catenelle. Vado a caricare il filo, salto la prima maglia alta subito dopo le catenelle, entro in quella successiva e ricomincio a lavorare le mie maglie alte. Una, due, tre e così via. Ad ogni giro che andremo a realizzare, per questo vi dico che potete proseguire adesso da sole, ad ogni giro che andremo a realizzare noi ci fermeremo sempre una maglia prima dell'ultima lavorata quindi anche in questo caso io non andrò a lavorare nel prossimo giro questa maglia ma mi fermerò a quella prima la vedete la differenza mi fermerò a quella rossa per farvi capire dopodiché andrò a montare le catenelle che nel prossimo giro saranno 14 come quelle del giro sottostante più 4 quindi 18 realizzerò le mie 18 catenelle mi sposterò subito dopo le catenelle salterò la prima maglia sottostante e andrò a lavorare dalla seconda in poi con le mie maglie alte. Per ora dobbiamo lavorare tutta eh, la nostra maglia realizzando queste catenelle che poi dopo in un secondo tempo andremo ad incrociare. Però eh, lo si fa proprio alla fine, quindi per ora potete proseguire e andare avanti così. Se nel caso voleste una scollatura più profonda sulla schiena perché non è detto io l'ho fatta perché non, non, non voglio proprio tutta la schiena nuda, volevo solo un richiamo sulla parte superiore, ma se voi voleste la stessa, eh, una scollatura molto più profonda, è ovvio che comunque dovete andare a rispettare quello che è la larghezza della vostra maglia, quindi la soluzione alternativa è quella di andare a ripetere, ovviamente partire molto prima, e andare a ripetere due volte. Lo stesso giro quindi se in questo caso io ogni giro mi sposto di una maglia indietro e aumento le catenelle lì lo farei in due giri vorrebbe dire che per due giri lavoro sempre le mie 33 maglie con 6 catenelle e di nuovo le 33 maglie due giri dopo i due giri dopo lavorerei 32 maglie con le 10 catenelle per due giri e poi due giri successivi lavorerei le 31 maglie con le 14 catenelle e così per tutta la lunghezza quindi andrei a raddoppiare quello che è la lavorazione però non è il mio caso io ve lo dico solo se voleste se, se vi fosse passato per la mente di fare una scollatura più profonda ora proseguiamo in questo modo e ci vediamo eh, a lavoro eh, a lavoro inoltrato allora, una volta lavorati tutti i giri, io sono arrivata ad avere 10 maglie alte su una spalla, 10 maglie alte sull'altra e ci manca l'ultimo giro perché avevamo calcolato di fermarci nell'ultimo giro, perché una volta che andremo ad effettuare l'intreccio, con l'ultimo giro dovremo andare a fermare il nostro lavoro, quindi per questo ci serviva... Ehm, ci serviva un giro in più per pareggiare con il davanti ma fermare la nostra lavorazione. Ora io vi farò vedere un paio di lavorazioni che potete andare a realizzare: una più semplice e una più articolata, eh, come questa, ma in realtà sono tutte e due semplici. Più che altro va eh, a gusto e alla difficoltà che, eh, che volete andare a realizzare. Questa l'avevo fatta per prova, adesso vado a smontare tutto quanto in modo da ritrovarci. Con le nostre catenelle e poter andare a realizzare la nostra lavorazione, ok. Una smontata, andiamo a smontare anche l'altra, ok. Partiremo tutte da le nostre catenelle. Allora, ovviamente, io sono andata avanti ad aumentare di 4 catenelle per volta. Il lavoro deve essere morbido perché poi andando a intrecciare andrà a tirarsi, però se crescendo sulle catenelle, vedete che viene troppo morbido, nessuno vi vieta di togliere una o due catenelle, questo mm, dovete gestirlo voi. Una volta che avete fatto tutte le vostre catenelle, io ho fermato il mio filo col marcapunti e l'ho lasciato qua in deposito. Ora vi appoggiate, prendete un uncinetto, io uso tranquillamente quello che ho usato per tutta la lavorazione. Entrate nel primo archetto. Prendete la catenella che c'è nel giro sopra e la passate in questo modo. Ve lo faccio rivedere. Entrate nel vostro archetto, prendete la catenella che avete sopra e la passate. Tenete con la mano la vostra catenella che avete appena fatto passare, e rientrate con l'uncinetto. Andate a prendere la catenella successiva e la passate nel buchino. Di nuovo rientrate nella catenella, andate a prendere. Il giro di catenelle successivo e lo passate nell'uncinetto, in questo modo e man mano proseguite e lavorate tutta la lunghezza. Con in questo modo andate a realizzare una treccina centrale al vostro lavoro. Ora ve ne faccio vedere un pezzettino poi smontiamo e andiamo a realizzare l'altra, in modo che ve ne faccio vedere due semplicemente perché potete così decidere cosa fare, ma eh, volendo se ne possono fare, eh, potete fare tutti i disegni che volete, nel senso che eh, man mano che andate a intrecciare, secondo me la fantasia eh, poi spinge anche a fare qualcos'altro, ad esempio a me in questo momento eh, me ne sta venendo in mente un'altra, quindi ognuno poi troverà eh, la sua lavorazione questo modo così andiamo ad intrecciare tutti i fili cercate di rimanere abbastanza centrate ad esempio ecco quello che non dovete fare è non, non incastrare le maglie io qui avevo saltato un giro di maglie se siete comode più comode con le maglie potete anche semplicemente far passare i vostri fili con le dita, eh? In questo modo. Ovviamente con le dita il lavoro vi verrà più largo, però poi se andate a sistemare il vostro lavoro vi si stringe. Ok, questo è un modo, in questo modo potete proseguire. Questa con questo metodo vi verrà una treccina centrale non vi dovesse soddisfare la treccina centrale ma vi sembra ancora vuoto il lavoro e non volete fare, un, fare qualcos'altro, a me ad esempio adesso mi veniva in mente se io prendo questo lato e comincio a lavorare anche su questo lato e vado ad intrecciare anche queste, ma partendo così a caso eh, in questo momento, vado a realizzare... Un'altra lavorazione ancora vedete con le dita. Vi dicevo, vi resta più largo mentre lavorato prendendolo con l'uncinetto, vi resta ehm, più stretto il lavoro. E in questo modo potete veramente lavorare e realizzare qualsiasi qualsiasi disegno vi piaccia. Io, ad esempio, volevo lavorare un incrocio un po' particolare, quindi io entro. Parto dal fondo mi mantengo leggermente sul lato e vado a inserire le mie maglie prendendole con l'uncinetto: 1, 2, 3 l'importante è che mantengo sempre più o meno lo stesso spazio sul laterale. Quindi, piano piano vado a prendere tutte le mie catenelle mantenendomi sempre sulla stessa distanza di lavorazione e arrivo fino in fondo. Ora io arrivo fino in fondo e poi vi faccio vedere cosa faccio dall'altra parte. Arrivata alla fine dell'intreccio, l'importante è prendere un marcapunti e andare a fermare sia la solina che abbiamo fuori che il filo di catenelle dietro, perché se no se spostate il vostro lavoro, la trecciolina che avete fatto vi, vi si disfa tutta proprio perché ancora non è eh, fermata in nessun modo. quindi io vado a bloccarla in questo modo e vado a ripartire dall'altra parte. Ora sposto un po' l'intreccio del, del primo giro. Voglio far partire un'altra treccia da questa parte. Quindi vado a prendere il secondo, quindi la seconda eh, catenella, la faccio passare nel buco centrale e poi anche da qui parto andando a prendere tutte le mie catenelle e facendole passare dall'uncinetto nell nell'uncinetto in questo modo. Sempre mantenendomi sul laterale. Così e vado avanti anche di qua fino alla fine. Quindi ora proseguo e ci vediamo quando ho finito anche questa. Finita anche questa trecciolina guardate che se poi tirate le vostre maglie se anche vi si fosse aperto qualche qualche asolina poi torna in forma eh? finita questa trecciolina eh, posso decidere se lasciare il mio lavoro in questo modo oppure andare a fare un'altra treccia in mezzo io vado a fare un'altra treccia in mezzo quindi decido a che altezza partire e vado di nuovo a intrecciare questa volta rimanendo molto centrale sulla lavorazione, cercate di rimanere il più centrali possibili in modo da avere una divisione regolare degli spazi tra le varie, le, le varie treccioline, insomma, e così. E proseguo e vado dal, a, a finire anche questa treccia. Finite le tre trecce, fermate adesso andiamo a realizzare l'ultimo giro per poter bloccare il nostro lavoro. Quindi iniziamo lavorando le 10 maglie alte e ci vediamo finite le 10 maglie alte. Ora, una volta fatte le 10 maglie alte nella parte centrale, prima delle ultime 10 maglie alte, noi dobbiamo andare a ricostruire maglie alte tante quante quelle che abbiamo tolto. Io ne avevo tolte 47, vi ricordate? 10-10 la restanza era 47 quindi in questa parte devo andare a rimontare 47 maglie alte però eh, devo ricordarmi di andare a fermare anche le mie trecce eccole qui allora ho lavorato le 10 maglie alte ora prima della treccia vado a realizzare una maglia alta nello spazio anche due due maglie alte nello spazio prima della treccia una e una due In questo modo, poi prendo la mia treccia, andate a vedere bene di non averla smontata quindi rimontate l'ultimo pezzettino. Eccola qua e vado a lavorare una maglia alta nella, nel cappio della mia treccia, in questo modo, in questo modo, noi abbiamo fermato la nostra treccia. Ora, prima di arrivare dall'altra parte se eh, mh, allora dividiamo il 47 diviso 2 facciamo 46 perché quella centrale va qua quindi 46 diviso 2 fa 23 io devo andare a lavorare 23 maglie su questa parte una maglia nella treccia centrale e le altre 23 maglie dall'altra quindi una volta fatta la treccia ritorno sulla mia catenella e lavoro ve eh, le restanti maglie per arrivare a 23. Vuol dire che io ne ho fatta 1 2 3 4, vado avanti a lavorare fino ad arrivare a 23. 4 5 6 7 8 9 e così via fino al centro. Arrivata al centro e fatte le mie 23 maglie che ho distribuito per bene sulla lunghezza, entro nell'ultima solina e lavoro la mia maglia alta centrale, dopodiché ritorno sulle maglie successive e riprendo a lavorare nuovamente 23 maglie alte, quindi una, due, tre, voi ovviamente dovrete lavorare le maglie che avete eh, realizzato, eh? quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. La ventunesima devo andare a realizzarla dentro nell'asola per fermare il mio lavoro. Quindi raddrizzo il mio lavoro, sistemo la solina per sicurezza in modo che sia posizionata nel modo giusto, dopodiché la maglia alta vado a realizzarla al suo interno Quindi 21 e poi riprendo dall'altra parte facendo le ultime due 22 e 23. Ora riparto. A lavorare le mie 10 maglie alte una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante anche se il lavoro vi si sposta poi dopo una volta finito riuscite comunque a sistemarlo perché le, le, le catenelle intrecciate rest resteranno sempre mobili quindi una due tre quattro cinque

e a questo punto abbiamo bloccato le nostre maglie se voi tirate il vostro lavoro vedete che le vostre maglie non si dispano più ora l'ultimo lavoro che dobbiamo andare a fare è fare un paio di giri di maglie basse sulla parte superiore in modo da regolarizzare il collo giri di maglie basse che andiamo a fare su questa parte poi li andiamo a fare anche sul collo del, della parte davanti quindi qui non vado a staccare il filo perché di filo ne ho ancora Non faccio altro che entrare col mio uncinetto nell'asola, faccio una catenella, entro in questo caso nella prima maglia e lavoro una maglia bassa, nella maglia successiva una maglia bassa, nella maglia successiva una maglia bassa. Se avete fatto 67 maglie alte, come le ho fatte io, dovrò avere 67 maglie basse. Se ne avete fatte di più, devono comunque corrispondere alle maglie basse di partenza, alle maglie alte di partenza. Andiamo a fare un bordino di 3-4 giri sia su questa parte che sulla parte davanti del nostro lavoro e poi ci vediamo per unire eh, i due pezzi. Una volta fatto il, no il nostro bordino sia sul davanti che sul dietro, ora andiamo a cucire le nostre spalle. Quindi mettendo i due diritti del lavoro all'interno che si guardano, tenete il rovescio verso di voi e il rovescio appoggiato sul tavolo. Avendo fatto le maglie alte, le maglie basse diventa veramente molto semplice andare a cucire. Allora, io devo cucire solo le 10 maglie che avevo stabilito all'inizio del mio lavoro. Quindi è volato via l'uncinetto, entro con l'uncinetto nella prima maglia che ho sull'angolo ed entro con l'uncinetto anche nella prima maglia che ho sul retro, qui. Passo il filo e vado a creare il mio nodino. Ora tirando sul lavoro, io rientro di nuovo nelle prime due maglie, sia sul davanti che sul dietro, carico il filo. E realizzo una catenella nel frattempo vado a nascondere anche questi due fili quindi li appoggio sul mio lavoro in modo che andrò ad unire anche loro e ora semplicemente non faccio altro che entrare nella prima maglia davanti e nella maglia uguale di dietro parallela sul dietro caricare il filo uscire e lavorare una maglia bassa di nuovo entro nella maglia davanti successiva entro nella stessa maglia parallela sul retro Carico il filo e lavoro una maglia bassa, ne ho fatte tre. Vado a fare la quarta sempre nello stesso modo, la quinta, sesta, settima, ottava, nona. E decima entro nella decima sempre in parallelo, lavoro una maglia eh, bassa, poi rientro e lavoro una maglia bassissima, a questo punto una catenella e vado a staccare il mio filo. E così abbiamo cucito le nostre spalle. Io volevo una spalla stretta, quindi ho cucito poco. Se voi avete stabilito in partenza che eh, dovevano essere di più, potrete eh, andare a stringerle. Nessuno vi vieta, anche se all'inizio avete deciso di lavorare eh, solo 10 maglie per la manica, avendo fatto il bordino, potete anche tranquillamente andare a stringere il vostro lavoro perché avete tutta la possibilità, eh, avendo le maglie basse sopra, di poter chiudere anche di più se il conto non vi fosse non vi fosse venuto giusto io volevo uno scollo largo quindi credo che la lascerò così benissimo le spalle le abbiamo attaccate una volta che abbiamo cucito le nostre spalle io ho provato la mia maglia e eh, con dei marcapunti sono andata a segnarmi dove ci sarà lo scalfo manica io ho tenuto conto 19 centimetri più o meno, eccolo qua. Quindi io mi fermerò sopra dove ho messo il marcapunti. Quindi 19 centimetri per lo scalfo manica. Dopodiché sono andata a mettere un altro marcapunti nella parte inferiore dove voglio fermarmi con la cucitura per poi lasciare lo spacchetto. Quindi in totale io so che andrò, dovrò andare a cucire da un marcapunti all'altro circa 28 cm volendo potete anche chiudere tutto il laterale e non fare gli spacchetti io faccio gli spacchetti perché mi piace l'idea dello spacchetto laterale in estate però è, è proprio a, a, a gusto una volta stabilito come eh, come sono gli spazi che ci servono per, per, eh, per, per la nostra cucitura rigiriamo il lavoro sul rovescio Posizioniamo le due parti in parallelo dove, ci sono, dove ho messo il marcapunti e per essere sicure di andare a lavorare nel modo giusto io vado a contare dalla cucitura i giri di maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 giri di maglie alte. Stessa cosa farò dall'altra parte. Quindi 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 giri. Il mio lavoro dovrà combaciare in questo modo e qui avrò il mio scalfo manica. Quindi vado te tenendo fermo il mio lavoro, vado a girarmi pronta per cucire. Cucirò dal sotto ascella fino al marcapunti successivo che è quello dove ho messo... Eh, sì, dove ho messo il marcapunti giustamente? Cucirò fino al marcapunti successivo lasciando i miei spacchetti aperti. Eccoli qua. La cucitura è esattamente come quella che abbiamo fatto per eh, il sottoscella solo che mentre sulle spalle solo che mentre sulle spalle avevamo le maglie basse che ci facevano da guida e quindi il lavoro veniva un pochino più semplice da, eh, da andare a cucire qui non le abbiamo perché noi qua abbiamo le maglie alte lavorate in altezza quindi dobbiamo stare leggermente più attenta allora io entro in parallelo sul davanti e sul di dietro prima cosa che faccio passo il filo e vado a fermarmelo così almeno il mio lavoro da qua non si sposta più. E questa cosa eh, è un passo avanti. Posso togliere il mio marcapunti. E ora andiamo a cucire. Allora l'importante è che teniate il lavoro in parallelo. Quindi il giro di maglie alte davanti deve combaciare col giro di maglie alte dietro. Rientro dove ho appena annodato il filo e realizzo una catenella. Nel frattempo vado a nascondere il mio filo. Quindi lo passo e lo tengo dall'altra parte. Allora entro nella maglia alta davanti, entro nella maglia alta di dietro e realizzo la mia maglia bassa di cucitura. Subito dopo entro nel nodino delle maglie alte, quindi nel nodino della maglia alta davanti e in parallelo nel nodino della maglia alta di dietro e realizzo la mia maglia bassa. Quello dopo lo faccio tra le due maglie alte. Poi di nuovo nel nodino. E poi di nuovo tra le maglie alte in questo modo vado avanti così fino ad arrivare al mio marcapunti. Stacco il filo e procedo a lavorare anche l'altro lato, a cucire anche l'altro lato. Fatte le nostre cuciture laterali, io per quanto mi riguarda ho finito: nel senso che eh, sia lo scalfo manica che il fondo ho deciso di non eh, di non rifinirlo. Perché mi piace molto ehm, lavorato così, nel senso che la manica accompagna bene il corpo. La lavorazione del pannello, vedete che è proprio diritta e quindi non ha, ehm, non ha un effetto scombinato, ha proprio un effetto lineare. Volendo, eh, se vi piace rifinirlo, potete andare a rifinire sia lo scalfo manica che il fondo del vostro lavoro con dei giri di maglie basse eh, questo per dare un effetto più rifinito se vi dovesse piacere l'effetto più rifinito io lo vedo un pochino più eh, se selvatico questo progetto e quindi preferisco lasciare la lavorazione a crudo però volendo si può fare come volendo si può fare anche il giro per lo scalfo manica eh, con le maglie basse i laterali a maglie basse e magari il fondo di finirlo anche con dei ventaglietti. Questo è fattibilissimo. Altra alternativa che avete, se vi dovesse piacere, dopo aver cucito i laterali e aver preparato lo scalfo manica, potreste tranquillamente attaccarvi. In circolare e andare a lavorare una le maniche per il vostro per rendere uno lo, lo smanicato un maglioncino a manica lunga o a manica tre quarti visto che comunque è cotone ed è per la stagione estiva quindi lavorato in questa maniera si presta veramente a diverse interpretazioni del, del per la nostra fantasia ecco io ora non devo fare altro che a dargli una svaporata per togliergli le pieghe delle, delle mani mentre lo lavoravo, andare a nascondere i fili e il mio lavoro è finito. Come vi dicevo all'inizio, eh, per una taglia 42: eh, io ho utilizzato due gomitoli pieni. Il terzo gomitolo mi ha avanzato praticamente tutto. Quello che eh, mi, è servito, eh, mi è servito del terzo gomitolo sono stati i fili per andare a fare le varie cuciture. Ora, se voi andate a fare le rifiniture o a creare le maniche, un terzo gomitolo vi è eh, Perfetto per poter lavorare tutto il resto, se invece lo fate come me, ecco. Se avete una taglia 42, vi avanzerà del filato a meno che voi non decidiate di eh, eliminare semplicemente un giro di maglie alte dal sotto e un giro di maglie alte dal su, eh, cioè, scusatemi un giro di maglie alte dal davanti e un giro di maglie alte dal dietro in questo caso avreste filo giusto perfetto tirato tirato eh, però vi dovrebbe bastare per cucire i due laterali e le due spalle perché da cucire c'è veramente poco questo dipende un attimino da voi io ve lo dico perché di solito tendo a consumare tutto il filato che vado ad acquistare, eh, invece questa volta l'ispirazione e l'effetto del mio lavoro mi piaceva così, quindi ho sacrificato un, eh, un gomitolo, ne ho mangiati, mh, penso, forse 15-20 metri, non di più, ecco perché vi, vi avviso e ve lo dico. Se invece siete una 42 morbida o una 44... Tranquillamente tre gomitoli vi servono perché a quel punto dovreste allargarlo un pochino di più su, sui fianchi e anche un pochino di più sulla lunghezza. Quindi solo per chi è una taglia 42, il problema non ce l'ha neanche chi ha una taglia 44 perché con due gomitoli ce la fa tranquillamente. Benissimo, io non parlo più. Come sempre vi ringrazio, spero che questo progetto facilissimo e veramente veloce, si realizza in due o tre serate ed è estremamente rilassante, anche se carino il, il gioco di, ehm, di trecce sulla schiena, vi sia piaciuto. Se così è, fatemelo sapere con un commento, iscrivetevi al mio canale e se avete voglia potete raggiungermi nel gruppo di Facebook insieme tra chiacchiere e gomitoli. Ciao a tutte e al prossimo progetto.